che ne è della coscienza nella nostra epoca? Ha ancora senso porsi questa domanda alla luce degli imponenti sviluppi delle neuroscienze in generale e delle intelligenze artificiali in particolare? Io credo che tale domanda non solo non sia resa obsoleta da questi sviluppi, ma anzi sia semmai divenuta ancora più urgente. Per supportare questa affermazione intendo riconsiderare in maniera evidentemente molto sintetica la genealogia di questo problema, così come si può delineare all'interno di una tradizione, quella anglosassone, del XX secolo, e indicare molto rapidamente alcune questioni rimaste aperte. Questa direzione può essere intesa in modo particolarmente significativo se si prende in considerazione la questione del dolore, delle sue cause e di ciò che può voler dire esperire un dolore, innanzitutto un dolore fisico. Credo che tra gli autori più rilevanti all'interno del panorama anglosassone di filosofia della mente si possano indicare i già citati ripetutamente con G. Churchland, le cui opere hanno profondamente influenzato il dibattito contemporaneo. Vorrei qui delineare la loro posizione in particolare per quanto riguarda appunto la comprensione del fenomeno del dolore fisico. L'orizzonte teorico di provenienza dei due studiosi può essere sintetizzato nelle figure degli esponenti dell'epistemologia post-positivistica, da Kuhn a Feyerabend, e i fautori di una concezione pragmatica della conoscenza e della scienza, come Quine e Sellars, per altro verso. E in particolare l'epistemologia naturalizzata di Quine e l'impostazione data da Kuhn alla questione dei paradigmi scientifici porta Paul Churchland a sviluppare una critica della psicologia del senso comune in direzione di un riesame del problema mente-corpo diretto a una valorizzazione della posizione naturalistica e materialistica che egli battezza materialismo eliminativo. La moglie Patricia sviluppa in un volume dal già citato suggestivo titolo di Neurofilosofia dell'86 una riflessione tesa ad avvicinare la filosofia della mente alle neuroscienze e poi insieme sviluppano una prospettiva basata su un modello connessionistico delle reti neurali che costituisce una prospettiva filosofica nuova rispetto all'approccio classico cognitivistico dell'intelligenza artificiale. La posizione comune raggiunta in questa confluenza di approcci diversi ne fa gli esponenti probabilmente più radicali del naturalismo in filosofia della mente, mentre Jerry Fodor rappresenta la versione moderata e Daniel Dennett in qualche modo quella intermedia. I Churchland non intendono abbandonare l'approccio al mentale, ma sostengono che sia necessario delineare un approccio diverso da quelli tradizionali e capace di essere scientifico. Il modello di scienza indicato in questo senso è quello della biologia, letta però alla luce della concezione connessionistica delle neuroscienze. Il relativismo iniziale è stato poi attenuato dalla loro adesione alla corrente connessionistica, su cui non mi diffondo, e in particolare al progetto di ricerca basato sul cosiddetto modello Parallel Distributed Processing. L'onere della dimostrazione della superiorità della posizione materialistica adottata dai Churchland viene posto sul conto del connessionismo e delle sue relazioni con altri ambiti di ricerca scientifica, come neurobiologia. Se, come sostengono i Churchland, il modello filosofico generale per pensare la mente, adottato da Platone a Fodor incluso, è stato il linguaggio, si tratta allora di superare tale modello che isola l'essere umano dal resto del regno animale. La direzione da prendere quindi, all'avviso dei Churchland, è quella della connessione sensomotoria. L'approccio connessionistico sembra a costoro molto promettente per poter delineare un modello del tutto differente di funzione mentale. Esso è infatti in grado di superare l'obiezione mossa da vari ambienti, per cui la spiegazione dell'interazione tra input sensoriali e output motori sembra richiedere un omuncolo nel cervello che sia in grado di operare le inferenze necessarie e trasformare un gruppo di dati nell'altro, con l'inevitabile regresso all'infinito che ne consegue. Date queste premesse inevitabilmente molto sintetiche, allora si può considerare come i Churchland considerino un'esperienza fondamentale e basilare come quella del dolore fisico. L'esordio del saggio Neurofilosofia, che è un celebre testo con cui Churchland delineano il proprio metodo in modo programmatico, è esemplare nel chiarire anche la loro concezione del dolore. Essi scrivono, cito, gli sviluppi cognitivi delle basi neurobiologiche della percezione, dell'attenzione, della memoria, dell'apprendimento, del linguaggio, del sonno e della pianificazione delle azioni prefigurano per le scienze cognitive e le neuroscienze
la possibilità di spiegare a livello di attività cerebrale anche la coscienza e la qualità delle esperienze soggettive. Che cosa ne sarà delle definizioni dei concetti psicologici una volta che le relative funzioni saranno state ricondotte alle proprietà di specifiche reti di neuroni o meccanismi neurobiologici? Si tratta di specifiche reti di neuroni o meccanismi neurobiologici? È una questione non banale perché implica un giudizio di validità per quanto riguarda gli studi psicologici e di realtà in merito ai fenomeni descritti dalla psicologia. Nell'ambito delle neuroscienze l'atteggiamento epistemologico prevalente è il materialismo eliminativo, per cui concetti quali credenze, libero arbitrio e coscienza potranno e dovranno essere ridefiniti e spiegati via via che la ricerca empirica farà luce sulla natura delle funzioni cerebrali. L'approccio riduzionista, basato sull'eliminazione, sostiene che la spiegazione di un macrofenomeno nei termini delle sue dinamiche a livello microstrutturale non significa che il macrofenomeno stesso, come per esempio il dolore, non sia reale, né che rappresenti qualcosa di ridondante che non vale la pena di spiegare scientificamente. La strategia riduzionistica implica non una spiegazione diretta dei fenomeni che accadono ai livelli superiori in termini di fenomeni che interessano i livelli organizzativi inferiori, ma progressive spiegazioni riduttive che comunque prevedono che la ricerca proceda simultaneamente a tutti i livelli. Quindi i Churchland sono consapevoli del fatto che tale impostazione suscita un'obiezione di fondo, cioè quella fondata sulla specificità dell'esperienza qualitativa di fenomeni che, come il dolore in particolare, non possono essere risolti in una prospettiva in terza persona e causale. Come essi sostengono, cito, le argomentazioni contro il materialismo si basano su quattro sedi. Il carattere qualitativo intrinseco, o quale, di una sensazione, deve essere nettamente distinto dai numerosi aspetti causali, funzionali e relazionali che lo caratterizzano. Riprendiamo l'esempio del dolore. Esso è il risultato di un danno subito dall'organismo e provoca nell'individuo uno stato di infelicità e una reazione di evitamento. L'esigenza filosofica riduzionista è quella di individuare gli stati del cervello che esprimono il medesimo profilo causale e relazionale precedentemente accettato da noi come caratteristico dello stato di dolore. Se nel confronto tra questi stati del cervello che esprimono lo stesso profilo causale si rinvenissero caratteri sistematici, potremmo legittimamente affermare di aver scoperto in che cosa consiste il dolore, ovvero in uno stato cerebrale. E proseguono. Nel sostenere tale tesi dovremmo confrontarci però con una difficoltà, ossia il quale intrinseco del dolore dovrebbe essere ignorato dall'analisi, cioè l'esperienza soggettiva. Come lo sarebbe la conoscenza intima che ogni individuo ha dei propri quali e del proprio dolore. Si tratta di un problema di difficile risoluzione perché il dato dell'autocoscienza non si esaurisce nella struttura di rapporti causali o di altra natura entro cui si colloca. Mentre in tutti gli altri ambiti della scienza il problema della natura essenziale dei fenomeni è affrontato in termini riduzionistici, nel caso unico dell'autocoscienza ci troviamo di fronte a un insieme di proprietà intrinseche, per esempio il colore legato a un ricordo, il profumo di una rosa, tutti gli altri quali soggettivi che animano la nostra vita interiore, la cui essenza non può essere colta con argomenti di natura causale, funzionale, strutturale o relazionale. In altre parole, secondo le tesi antiriduzionistiche, i quali soggettivi delle sensazioni costituiscono qualcosa di aggiuntivo e di diverso rispetto al ruolo causale e relazionale che le sensazioni stesse svolgono nell'economia biologica e quindi individuale. Ora, è molto importante fare attenzione a quello che i Churchland affermano in relazione a ciò che chiamano qualia. Perché essi dicono che, per quanto riguarda le nostre capacità introspettive innate, esse ci consentono di valutare che tali sensazioni correlate al quale, per esempio, di un dolore o del colore rosso, non rivelano in alcun modo elementi costitutivi o una struttura relazionale. Possiamo riconoscerle e distinguerle in modo spontaneo, certo e inequivocabile, ma non siamo in grado di dire come o su quali basi. Di conseguenza, i quali sensoriali appaiono come delle entità intrinsecamente e assolutamente semplici. Inoltre, la nostra conoscenza di essi non sembra poter essere più diretta e fondata di quanto sia possibile, ed essi non sembrano dunque analizzabili dalle scienze fisiche. In questo senso, i Churchland ritengono che si possa superare l'obiezione per cui il dolore conterrebbe un aspetto qualitativo irriducibile alla sua riconduzione all'analisi dei correlati neurali.
Sulla base di questa modellizzazione, essi ritengono infatti che si possa giungere a ricondurre i cosiddetti qualia, di cui il dolore è espressione eminente, a rappresentazioni che a loro volta possono essere inquadrate in un modello scientifico. Per quanto riguarda il problema cruciale della coscienza, dunque, si potrebbe supporre che una rappresentazione entri a far parte del sistema qualora il suo vettore di attivazione si trovi presso una particolare popolazione di cellule all'interno di un adeguato sistema nervoso centrale ricorrente che unifichi le numerose modalità sensoriali e controlli il comportamento motorio. Che risponda o meno a verità, l'ipotesi riduzionistica che i Churchill hanno formulato fornisce in un primo luogo una possibile spiegazione fisica della natura intrinseca dei quali sensoriali che altro non sarebbero che vettori di attivazione e ci permette quindi di esplorare la possibilità che tali vettori si trasformino in autocoscienza manifestandosi come parte dell'attività di rappresentazione di una rete adeguatamente strutturata. Ora, la prospettiva che ho qui inevitabilmente in modo drastico riassunto solleva una quantità di problemi che non posso trattare. Però allora vorrei soffermarmi molto brevemente su uno di essi, che mi pare però cruciale. I Churchill impostano la loro analisi all'interno di un quadro concettuale per cui i qualia possono e in effetti devono essere compresi in termini di rappresentazioni. A questo patto è poi possibile ricondurre la nozione di quale entro l'approccio oggettivante e retto da una modellizzazione sostanzialmente causale. Ci si può però chiedere se il dolore possa essere inteso in termini di rappresentazione. A questo proposito, e qui sarò davvero molto rapido, me ne scuso, si può prendere rapidamente in esame il concetto di tonalità emotiva così come elaborato da Edmund Husserl nelle sue idee per una fenomenologia pura. La tonalità emotiva, nell'analisi di Husserl, presiede alla configurazione affettiva del mondo e come tale condiziona anche le apprensioni affettive di oggetti particolari. Pertanto si può dire che ogni senso che si manifesti in una determinata emozione è disposto nell'orizzonte del mondo che è reso possibile da una peculiare tonalità emotiva. Il che non significa che la tonalità emotiva possa accadere oppure no, perché anzi una certa determinata tonalità è sempre data anche eventualmente nella forma dell'assenza di rilevanza emotiva, che non è una pura mancanza, ma una modalità attutita o un grado zero. Ed è la tonalità emotiva a colpire propriamente il soggetto, il quale allora si risveglia, diviene desto per il contenuto nella sua caratteristica emozionale. Sono le affezioni stesse quindi a essere incontrate all'interno di una peculiare tonalità, che quindi condiziona ogni singola affezione e si propaga lungo ognuna di esse. In secondo luogo, e propriamente, si può allora porre il problema dell'esperienza del dolore in termini di una determinazione strutturale fondamentale. Il dolore, secondo questa prospettiva, accade non a un corpo inerte o meccanico, che come tale nulla potrebbe neppure sapere della propria condizione di sofferenza, ma piuttosto a una struttura caratterizzata da una ricettività generale, determinata in base alla propria, per così dire, intonabilità emotiva, cioè una struttura di stampo affettivo e non cognitivo, che costituisce propriamente la condizione di possibilità dell'esperire in generale e dell'esperire effettivo in particolare. A partire da questa determinazione si può anche allora osservare che il dolore può correttamente essere inteso soltanto se lo si considera in termini dinamici. Infatti il dolore non è puramente e semplicemente, cioè non sussiste come una rappresentazione appunto, ma accade e interviene a un corpo, che è un corpo soggettivo, cosa che anche il senso comune in fondo riconosce, nella misura in cui all'interno di una struttura affettiva determinata, che è sempre determinata in un certo modo particolare, un evento può, ma può anche non, propagarsi, sia che esso sia segua il corso di una determinata tonalità oppure no. Ma poi e soprattutto un evento di natura peculiare, come il dolore, si caratterizza per il suo rompere in maniera forzata e traumatica una tonalità emotiva, qualunque essa sia, banalmente uno è in una certa disposizione e improvvisamente sente il dolore. Il dolore si caratterizza cioè anche per la sua dinamicità, per la sua temporalità dinamica. Quindi, sia per il fatto di avere una natura temporalmente connotata, eventualmente anche istantanea, ma sempre temporale,
sia per il fatto che un dolore non può essere compreso nel suo senso che se viene considerato come proprio di un soggetto vivente che è a sua volta temporalmente atteggiato. Naturalmente qui si aprirebbe il capitolo fondamentale e particolarmente complesso di comprendere la correlazione tra vita e temporalità, su cui non mi soffermo minimamente, se non facendo osservare che forse il dolore costituisce una possibile porta per comprendere il tempo tra nesso e vita, e non una sua manifestazione derivata. In altre parole, si può forse dire che il dolore è la marca strutturale del corpo vivente, cioè di un corpo segnato intrinsecamente dall'apertura rispetto a se stesso, cioè non una macchina, ma qualcosa che si sente. E questo significa che il corpo vivente deve essere inteso come qualcosa di dinamico, in senso ontologico, caratterizzato da un processo di equilibri e disequilibri che in fondo è l'essenza del vivere in senso verbale. E allora, per concludere, si può forse dire che l'approccio eliminativistico, per quanti meriti possa avere, deve essere indagato e anche criticato alla luce di questo presupposto di natura epistemologica, che è l'idea per cui l'esperienza soggettiva sia comprensibile in termini di rappresentazioni, cioè in fondo di atomi, laddove invece la coscienza è una struttura fluente in cui ciò che si dà, forse anche il dolore fisico, si dà temporalmente. Grazie.